200 anni fa, 1821. Qualcuno bussa alla tua finestra al secondo piano, di primo mattino. Guardi fuori e vedi un tizio che percorre la via, battendo con una lunga asta ai vetri delle finestre. Strano, eh? Niente affatto, è solo uno svegliatore. Davvero? Le sveglie non esistevano, quindi era suo compito percorrere le strade al mattino e dare la sveglia alle persone che dovevano affrettarsi al lavoro. Vai in bagno? Beh, c'è poco più di una bacinella. Ma per l'epoca è quasi un lusso. Avanti veloce di 200 anni, 2021. Ti sveglia una piacevole musica dal tuo smartphone. Apri gli occhi, afferri il telefonino, spegni la sveglia e subito a scrollare i social. Con calma ti alzi per prepararti per il lavoro. Ti fai una doccia, lavi i denti e prepari il caffè e la colazione. 10 minuti dopo, comodamente vestito per l'ufficio, esci di casa. Come al solito, c'è un sacco di traffico. Intanto, 200 anni prima, sei ancora alle prese con un catino di acqua fredda, prelevata dal pozzo il giorno prima. Ti lavi faccia e denti con uno spazzolino di legno e rigide setole di peli di animali. E il dentifricio? Una polvere di argilla, carbone e sale. Quindi in quell'epoca l'igiene orale era un disastro? No, niente affatto. Anzitutto la gente mangiava cibi sani e naturali, non processati. Tanti cereali, verdura e frutta. Cibo sano e naturale significa perfetta protezione per i denti, senza additivi chimici e conservanti. Inoltre la loro dieta era ricchissima di vitamine e rendono i denti più robusti e resistenti contro le carie. Ai ricchi andava molto peggio. Lo zucchero era un vero lusso e quindi uno status symbol per i benestanti. I pasticceri sfornavano delizie e dolcetti ad uso e consumo dei più ricchi e dei loro denti, presto distrutti dallo zucchero. All'epoca poi non è che si potesse andare dal dentista come oggi. Il dentista magari era anche il barbiere o il maniscalco. E le cure dentali non erano molto sofisticate. Anzi, dente cariato? Mano alle pinze e via. Tolto il dente e tolto il dolore. I tuoi denti comunque sono sanissimi. Lo zucchero non fa per te. La doccia non devi farla, tanto ti sei già lavato 7 giorni fa. Non c'è ancora bisogno di faticare per estrarre altra acqua dal pozzo. Accendi il fuoco e scaldi sulla brace un piatto di terracotta con dentro qualcosa di simile a una piadina. Accompagni la colazione con un bicchiere di latte tiepido. Non esiste ancora il frigo, d'altronde. Nel recipiente dove tieni il latte nuota una rana, come ti ha suggerito un forestiero qualche giorno fa. La pelle della rana secerne una sostanza che tiene alla larga i microbi, così il latte non inacidisce. Hai ben 2 vestiti tra cui scegliere, segno che te la passi piuttosto bene. Uno dei due è dal sarto al momento, l'altro il tuo preferito, lavato di fresco giù al fiume. Ora è asciutto e pronto per te. Lo indossi e... Oh no! Un altro buco nella camicia, dannate tarme! Quando esci le strade sono sporche e l'odore è, diciamo, intenso. La gente dalle finestre svuota bacinelle di liquami giù in strada. Nel giro di qualche decennio in tutte le case ci sarà acqua corrente. Un bel progresso. Intanto fermi una carrozza, paghi il cocchiere e ti avvia al lavoro. Nel presente intanto sei ancora in mezzo al traffico. Centinaia di auto, un caldo terrificante. Accendi la radio per sentire le notizie e distrarti un po' e... Che roba! A quanto pare il nuovo rover della NASA ha appena scattato nuove foto su Marte. Nel passato sei sulla carrozza e all'improvviso senti uno strillone che vende i giornali. Chiedi al cocchiere di fermarsi e compri un quotidiano. In prima pagina si parla di un certo Michael Faraday e della sua invenzione, un prototipo di motore elettrico. Non hai idea di cosa significhi, quindi passi subito ad altro. L'ingorgo è finito, via libera. La voce del tuo navigatore ti informa che sarai a destinazione tra un paio di minuti. Il tuo cocchiere non conosce bene la via dove devi andare, quindi di tanto in tanto tira le redini e si ferma per chiedere indicazione. Arrivi in ufficio, ti siedi alla tua scrivania e apri il laptop. Subito il solito fuoco di fila di email. Finalmente arrivi al lavoro, la più grande fabbrica tessile della città. Passi tra file di operaie impegnate a tessere vestiti, mentre raggiungi il tuo ufficio. Le prime penne a sfera compariranno solo tra qualche decennio, ma hai la tua fidata penna stilografica.
Leggi la corrispondenza e prendi nota nel tuo registro. Pausa pranzo. Insieme ai tuoi colleghi, ordini qualcosa che poi ti metterai comodamente a mangiare in saletta. La tua pausa pranzo comincia presto, perché c'è almeno mezz'ora di cammino fino al più vicino ristorante. Ordini uno stufato di verdure e attendi 40 minuti prima che sia pronto. Finito di mangiare, torni nel tuo ufficio. Proprio mentre stai per andar via, ricevi un messaggio. Il tuo migliore amico ti invita ad una festa. Rispondi subito con un sacco di emoji. Hai tutto il tempo di tornare a casa, fare una doccia e cambiarti. Hai la mano che duole per tutto quello scrivere. Hai riempito almeno 40 pagine di registri contabili. Un giovanotto intanto ti consegna una busta. Signore, è arrivata una lettera per lei. Mentre apri la lettera pensi, però, consegnata a mano, roba da ricchi. Il mittente è un tuo caro amico che ti invita a una festa a casa sua. Una cena elegante e l'esibizione al pianoforte di sua nipote. Non male. Una serata piacevole, con musica e buona compagnia. Eccoti a casa, subito in doccia e a scegliere qualcosa di elegante ma comodo da indossare. Pronto! Metti mano al telefonino, chiami un taxi e nel giro di 15 minuti sei a destinazione. Dalla casa esce musica, gente che parla, la festa sembra promettente. Finito di lavorare, esci in strada e fermi una carrozza, diretto verso la casa del tuo conoscente. Prima però ti fermi dal sarto, ritiri il tuo completo e gli consegni la camicia bucata da rammendare. La carrozza arriva a casa del tuo amico, un vero palazzo. Lungo l'imponente cancello ci sono diverse altre carrozze. Signore in abiti magnifici e gentiluomini in frac e cilindro percorrono il vialetto sterrato che conduce alla porta principale. Che festa da sballo! Tutti si danno alla pazza gioia tra musica e balli scatenati. Riconosci la DJ, la segui su Instagram, ha appena pubblicato il suo nuovo album. Ti butti nella mischia, segui il ritmo, alzi le mani al cielo, ma cominci a sentire un gran caldo. Ti prendi una pausa e vai in cucina per bere qualcosa di fresco. Non vorrei mica rovinarti la festa più bella della tua vita. Una bellissima giovane suona una delicata melodia al pianoforte. Riconosci subito la musica e la sonata numero 31 di Beethoven. Ti siedi su un elegante divanetto e ti godi la musica insieme agli altri ospiti. La gente è rapita dalla musica e alla fine prorompe in un applauso per la giovane musicista. Tutti adorate la musica di Beethoven. E vai! Ti stai scatenando come mai nella tua vita. Il ritmo è inarrestabile per tutti. I bassi fanno tremare il pavimento, le pareti e te. Terminato il concerto, il padrone di casa invita tutti in sala da pranzo, dove la tavola è già imbandita. Aragosta, frutta fresca, verdure al forno, pane appena sfornato, caviale rosso e nero. Cerchi di darti un contegno, ma alla fine ti rimpinzi di cibo fino a scoppiare. Qualcuno bussa alla porta. È il fattorino, con pizze per tutti. La cena volge al termine. Scambi due parole, balli un valzer, sorseggi un tè accompagnato da una deliziosa fetta di torta alla frutta. Poi saluti e torni verso la tua carrozza, che ti aspetta al cancello. Prima di metterti a letto indossi la camicia da notte, ti lavi il viso e accendi le candele. Ma fai uno strano sogno, anzi un incubo. Sei in una stanza buia, circondato da gente sudata e vestita in modo strano. Un rumore assordante e il pavimento trema. Stai ballando, ma ti sembrano movimenti casuali. Non somiglia a nessun ballo che conosci. Ti svegli nel cuore della notte, sudando freddo. La festa è finita. Ti sei accasciato sul divano di casa del tuo amico. Hai fatto un sogno bellissimo. Era una festa d'altri tempi, e che musica! Era forse Beethoven?